Stavolta recuperi. Mi sono arrivati tramite eBay i due crossover di Batman e Spawn che furono pubblicati in America nel 1994, ma in Italia nel 97, ovvero Spawn Batman, che fu realizzato dalla Image Comics, quello scritto da Frank Miller e disegnato da Todd McFarlane, il creatore di Spawn. Devo dire che è una perla assoluta questa, cioè ultimamente mi sono riavvicinato al mitico Spawn, è veramente tanta roba, perché Todd McFarlane è un geniaccio sotto tutti i punti di vista, cioè. E Batman Spawn, questo invece fu fatto dalla DC, Guerra di Demoni, anche questo comunque mi interessava assolutamente, e comunque mi arriveranno altre cose interessanti su Spawn. E ho comprato in edicola il primo volume, che è della ristampa del team up fra Flash e Zagor, questo fatto dalla Bonelli, eccolo qua, La Scura e il Fulmine, di cui io lessi anni fa il numero 0 e mi piacque molto. Finalmente lo hanno ripubblicato anche in formato Bonellide, lo stesso formato col quale hanno pubblicato l'anno scorso Dylan Dog Batman, che mi è piaciuto tantissimo. Questo nei disegni forse è finora il migliore rispetto anche a Dylan Dog Batman. Disegni di Davide e Gianfelice, che sono proprio da comics, cioè veramente wow! C'è uno Zagor veramente come non si era mai visto, così bello. Mamma mia! Cioè, questo è veramente lo Zagor che io mi comprerei sempre in edicola se avesse questo livello di... Invece no, ci dobbiamo accontentare dei disegni di dell'era del Medioevo, sì, quindi... Però, perlomeno... L'occasione ce l'hanno data per gustarcelo in chiave moderna. Il mese prossimo uscirà la seconda parte. E quindi ottimo. Magari la Bonelli in futuro farà altre cose del genere. Speriamo. Ma comunque. E penso che sicuramente, secondo me, l'anno prossimo faranno ristamperanno in edicola pure Nathan Never Justice League. Anche quello lo aspetterò, assolutamente. Sì. Certo, ci è voluto una vita per riuscire ad avere in formato Bonelli questi crossover di Bonelli DC, però pazientiamo, dai. Due di quei tre crossover sono usciti, ti dico. Ci manca solo l'ultimo con Nathan Never. Pazientiamo.